Ragazzi, siamo pronti. È arrivato il re della GOT League, l'avete visto? ilMasseo. Ciao, buonasera. Perrigno, io voglio conoscere il mio nuovo giocatore. Dove cazzo è? Non l'ho mai visto. Io l'ho visto. Bellissimo, biondo, occhi azzurri, a cavallo. Non è vero. Un uomo, una storia. Non è vero che ho biondo, occhi azzurri, però è un gran giocatore. Lo vedi? Ti dici, cazzo, ma questo cos'ha di speciale? Io e poi ti scopano il culo durante la partita. Spero di essere il primo. Tempo che si scola da quelli che gli stanno succhiando il cazzo, perché lo sapete, è ilMasseo, la gente cerca un po' di clout, lo fanno per questo la GOT League, così si aumentano i follower, noi lo facciamo per vincere le partite. Siete addormentati, pezzi di cazzo? Eccola! Allora trovo? Allora qua, Perrigno. Abbiamo Perrigno con la 9, Perrigno. E allora? Hanno visto Sergio Cruz e sono sbiancati. No, se la sono bevuta tutti, quella troiata incredibile. Quanto siete creduloni, cazzo. Che creduloni di merda, cazzo. Se vediamo che riusciamo ad andare a prenderli, riprendiamo. Però io ti dico la mia. Se no facciamo così, stiamo dietro. Stiamo tutti chiusi. Con loro conviene prendere. Allora, prima partita, subito. Bomba, raga, noi ci facciamo tutto. Eccolo! Ragazzi, stanno startando con la live, starta la live, cominciamo a ridere meno noi. Ma non è che quelli non ridono perché sono seri, quelli non sanno ridere, che è diverso. Noi sappiamo ridere. Sì, vabbè. Allora ti sei trattato anche bene. Dai, cominciare il percorso. Testa adesso, subito. Allora, sapete che partiamo con 3 punti avanti. Questo vuol dire, se siamo scarsi pensiamo che abbiamo una sconfitta che possiamo fare in più, ma visto che siamo i Red Lock sappiamo che se vinciamo questa siamo a 6 punti. Là fuori ci sono tutti i secondi posti, sono tutte persone che sperano che noi perdiamo, e non solo gli avversari, pure gli organizzatori, perché gli sono rotti le palle. Ma una cosa è vincere la coppa, eliminazione diretta, dove la gente va a casa, vabbè abbiamo perso, ma se noi vinciamo e continuiamo a vincere in campionato, questi qua tornano a casa e si guardano la classifica e muoiono dentro. Quindi qua è il momento di ammazzarli nel sonno, gli togliamo la serenità giorno dopo giorno. Mi raccomando, alla testa, il campo è più piccolo. Siete focussati? State bene fisicamente? Sì. Lo schieramento in partita è questo. Benvenuto a Vale. Vale parte dalla panchina perché voglio fargli vedere da fuori come giochiamo e come siamo titolari. È anche giusto che partiamo titolari quelli che si sono vinti la coppa la scorsa volta. Penso che siamo tutti d'accordo su questo. Sì. Giochiamo contro Geiano e il Rozzano Club City. Mi raccomando, testa, non pensiamo che siamo i più forti perché le cose sono azzerate. Adesso abbiamo soltanto 3 punti avanti perché non ci ricordiamo cosa è successo prima. Andiamo e ammazziamoli, tagliamogli la giugulare all'inizio, perché se partiamo siamo a metà dell'opera e non è un solo detto. È così che funziona, ok? Dai! Dai, ragazzi. Io povero. Carico. Oggi diverso ingresso rispetto all'altra volta, c'ho tanta adrenalina, voglio vedere, poi mi gasano anche un po' le maglie nuove che non ho disegnato io, però sono meglio di quelle dell'altra volta, quelle disegnate da me. Ma mangiami il cazzo, coglione. Siamo qui. Stiamo aspettando il calcio d'inizio. I tuoi tifosi, dai Mario! Ciao ragazzi, ciao! Ma che cazzo volete? Dai, guardatevi la partita e non rompete le palle. Ma c'è Franchino? Dov'è? No, Franchino viene la prossima probabilmente, non vediamo la cazzo di ora. Mi sa che Franchino è al bistrò del ristorante. Allora, sì, sì, starà mangiando qualcosa di scrocchiarello, al suo solito ovviamente. La cosa di Sergio Cruz che non c'era, noi era una cosa per fare spogliatoio, vi prendevamo per il culo su WhatsApp, abbiamo inventato tutto. Non si chiama manco Ferrigno il giocatore nuovo, era per prendere in giro GOT Insider e le altre merdate là su Instagram. Ah, i tabloid inglesi, era per prendere in giro i tabloid. Sì, Mario, ma certo, un allenatore contro i tabloid. Questo mi piace. Eccoci qua, girone blu, giornata 1 del campionato, Red Lock contro Eternals. Tribuna dove le altre squadre... J-Pata! Subito con una conclusione alla Di Marco, J-Pata. Attenzione, carta. Ho deciso di giocare una carta con... Aspettate. No, ma non si può. Ma cos'è? Un mazzo di scalcolante col doppio cartellino. Va dentro per Zacchigno, lato corto dell'area di rigore, sempre il numero 10. Parte la conclusione col Naghi. Sul primo palo risponde presente. Citterio con l'esterno per Abe. Attenzione che bella traccia dentro l'area di rigore. Ancora Citterio, palo! E... Attenzione ragazzi. Bravo, Seca gioca la carta, cambio del God Keeper. Per 3 minuti un gol, ma... Tikeira in porta. 14esimo intanto, J-Pata per la conclusione! Sì! Gol di Rozzano! Belli gol! Attenzione, nerf mode per la prima volta. Grande esterno di Instakeeper per Alex. Abe! Fermato, poi ancora il numero 6. Incredibile. Prima cosa, ci sta che siamo incazzati, va bene. Ce l'aspettavamo che venivano qua a fare la partita della vita. Unica cosa, calma. Perché ci vuole calma. Adesso che siamo entrati in partita, meno tempo con la palla tra i piedi, raga. Semplici giochi. Meno tempo. Abbiamo sempre un uomo libero a sinistra e a destra. Sfruttiamolo. Esatto. E calciamo, raga. Calciamo. C'è andata anche di sfiga. Però prima cosa, testa, raga. Oh, testa. Ragazzi, esatto, testa, perché se iniziamo ad incazzarci tra di noi, non la vinciamo più questa partita. Grazie. Allora, grazie Citte. È un gioco di squadra. Hanno fatto 3 miracoli. È un caso che stiamo sotto, ci hanno segnato con fighe che stava in porta, quindi non è una disgrazia, è normalissimo. Sarei sorpreso se non avesse preso gol 2 partite che facevi il portiere. Non litighiamo, è normale che si discute, discutiamo e ci ammazziamo in spogliatoio. Adesso manteniamo la concentrazione che stiamo giocando pure meglio. È un caso che siamo sotto, non c'è nessun motivo per incazzarsi, è normale. È normale. Ragazzi, è questione di testa, è appena entrato Ferro, eh. Mi raccomando, Vale, sfruttiamolo. Rivolgersi all'arbitro che ha bisogno di cazzo. È vero che è chiaro che... Qual è la regola? Gita in squadra insieme. Vediamo J-Pata. E poi attenzione, chiedono un fallo di mano, l'arbitro dice di no. Attenzione, il mister Deca chiama la VAR. Sì, quest'anno sì. Vediamo. Attenzione, la scelta è... Non è rigore. Non è... Vediamo il replay, eccolo qua, conclusione. Ma dai, ma ragazzi! Occhio all'11. Allora, squillo dei Red Lock, occhio ad Abe! Eccolo qua! L'essere perfetto! Che punge! Rivediamo il gol, cross in mezzo, arriva Abe, totalmente lasciato solo dalla difesa. Carta per il mister di zona, eccolo. Di nuovo cambio del GOT Keeper. Colui che comunque ha lasciato solo un po' Abe, e qua perde un altro pallone sanguinoso. Vediamo ancora Abe. Abe! 2-1. Sempre nella posizione giusta, Abe, da parte di Abe, J-Pata, ricordiamo che c'è il fiche in porta. Tunnel di J-Pata, la conclusione, il fiche e poi J-Pata! Sì! Guarda Inter, gioco carta. Sergio! Luca, attenzione. Sergio Cruz Pereira, la carta bomber. Vale doppio. Apparito il numero 10, si accentra, poi allarga, sempre il cross di Ferrigno per Sergio Cruz e il fiche Poi Abe dal limite, Abe! La conclusione in rete! Proprio Cruz che vale doppio! Rivediamo Abe, deviazione e poi la palla arriva lì che punta all'uomo e il Fiche rientra, poi sterza sul sinistro, deviazione, l'arciere, cos'è? L'arciere! J Pata. Attenzione, Omi, c'è, occhio. Siamo un uomo in meno, giusto? Attenzione, sì, e questo è il shootout. Skipper, il primo shootout di questo campionato. È partito il numero 10 degli Eternals, il mago di Rozzano. Vista Skipper! Dai! 5-2 Red Lock e J Pata. Ha anche sbagliato uno shootout. Che aggancio! Che aggancio del Fiche! Vabbè, ma è di nuovo nerf mode. Vabbè, gran palla per Zacchigno dentro l'area di rigore. Zacchigno! E il Paparito! Ragazzi, andiamo a rivedere altra palla bellissima di Abe, però poi le la difesa degli Eternals. Ma attenzione, il pallone dentro per Kunter, allora. Pirlo, vista keeper mostruoso, bravo. E poi Abe altrettanto su Kunter. Bravissimi ragazzi! Mamma mia, come si sono salvati, siamo già dalla parte opposta con Sergio Cruz. Sergio Cruz vede Zacchigno, Zacchigno! 7-2! Zacchigno! Ma attenzione, Fata se sta abbandonando di nuovo il terreno di gioco, non so se lo vedete. Ma cos'è? Sta andando via. No. Attenzione, signor Masseo, abbiamo visto l'essenza dei Red Lock. Paratona di Instakeeper, Abe, contropiede. Oh raga, non vi sento più, dove state? Mica non parlate più? Vi avevo sentito prima. Eccoli qua! Fai il culo, merde! Fai il culo! Non c'è un cazzo, ma abbiamo giocato con brutti da cani veramente. L'ultimo tempo abbiamo fatto una partita bruttissima il primo tempo. Però mi avete fatto fare 100 metri pallapiedi, io non so più l'età, complimenti. Poi fa forte ragazzi. No, onesto. No, io ero sicurissimo. Stavolta ero sicurissimo. Michelino? Io ero sicurissimo. Che vittoria golosissima, ragazzi. Madonna, sto godendo come un porco. Tutti quelli in tribuna, a ogni tocco palla, inizia partita. E poi 6 pere, 7 pere, non mi ricordo neanche più. Ho perso il conto. Ti giuro che io non ho fatto niente. Gli ho detto Giaiano dopo che ha sbagliato lo shootout, ma non gli ho detto nient'altro. È impazzito. Allora, focus. Allora, un attimo di serietà e con un attimo intendo fino a fine partita. È il momento di concentrarci, è il momento di capire contro chi giochiamo. Giochiamo contro una squadra in crisi, che non si è ripresa e che aspetta di riprendersi con l'occasione giusta. Qual è l'occasione giusta? Battere i più forti. Questa ragazzi è a tutti gli effetti la nostra prima finale della GOT League, di questa GOT League. Se li battiamo andiamo a 9 e pregiudichiamo la loro qualificazione, perché questi ce li troviamo o in semifinale o in finale. Quindi li sbattiamo fuori per metà se li battiamo adesso. Per quanto riguarda noi, abbiamo giocato bene la prima, siamo andati sotto a caso alla prima. Gli abbiamo fatto 3 tiri che erano assicurati gol, ha fatto 3 miracoli il portiere e adesso ha giocato pure male quel portiere. Tutti fanno la partita della vita come, contro di noi. Quando l'abbiamo vinta la partita secondo voi? Quando ci siamo sbloccati? No! La partita l'abbiamo vinta quando siamo tornati in panchina e da perdente abbiamo mantenuto la testa. il capitano che ci ha fatto il discorso, quando abbiamo mantenuto la calma e abbiamo aspettato il momento giusto per segnare. Quindi è sempre qua che la vinciamo, non se giochiamo bene, non se giochiamo male. Quindi adesso abbiamo capito che siamo i più forti anche quando siamo sotto. Chi ci ferma più, Figlioli? Andiamo e allarghiamogli J.A.D.O. Andare! Faccio shot out? Dai! Giolo! Concentrati, cazzo. Vai, cacciata dietro, vai. Andiamo. Se vinciamo questa, ragazzi, facciamo due cose. Tagliamo le gambe a loro e voliamo noi. Tagliamo loro e voliamo noi. Sono due. Non è uno il risultato, sono due. Vai, l'ultimo più basso, usciamo, Vai. Siamo col futuro attaccante dei Red Lock in gran segreto, Gabriel Lopez. Ma guarda che ci ha. Non niente. E basta, quindi ci incontreremo più avanti in partita. Dai, ma che bocca al lupo. Ma che cosa stai facendo? Bocca al lupo. Dai, in bocca al lupo. Lasciamolo in pace questo ragazzo. Ma un bocca al lupo per gli Oragon. Insomma. Vabbè, abbiamo Blancos contro Red Lock adesso. Bel derby. Vediamo, sono fiducioso, sempre fiducioso nei miei ragazzi. Benvenuti Red Lock, Blancos, benvenuti. Grazie Omi, questa è l'intro di Red Lock contro Blancos. Oh mio Dio. 0-0 tra le due squadre. E il Fiche! Non so se l'ha toccata Sergei. Quarti, bisogna stare attenti. E il Fiche! Sergei ci mette la manona dentro l'area di rigore. Citta, serve il pallone ad Ape! No. Palo interno Ape! Ok, Dose. Parte la conclusione! Carta giocata dal mister dei Blancos, rigore roulette. Enerix. Eccolo. Va lui, Enerix, che è al contrario della divisa dei Blancos. Scarpe bianche e tuta nera. Mario Sturniolo, anche lui, decide di dare il rigore roulette, per cui Mario Sturniolo sarà il prossimo a battere questo shootout. Microfono sulla rotazione, vediamo Mario Sturniolo. Mario Sturniolo! No! Ha dato l'illusione ottica del gol! È un replay, ragazzi! Ma è un replay! Ma come cazzo è? Lato corto, CR11, punta Zacchini, bello fresco! Calcio di rigore shootout per i Blancos. Parte CR11 contro in stacchi per CR11, se ne va! CR11! 2-0, Josoyaki! Tornano gli incidenti. Doppio bomber subito. Sì. E loro giocano con in meno perché hanno due gol di vantaggio. Ok. Capito? Sì, sono d'accordo. Raga, non è un problema, Sergione. Va bene. Adesso loro partono con un bene nel secondo tempo. Giochiamo alla casa. Sentiamo? Ci sei? Ci sei? Come stai? Bene. Sto in centro. 2-0 psicodramma. Avete capito? Vabbè, sono da battere, ma io sono intiltabile, raga. Ve lo dico, vi conosco a memoria. Siete moderni, sei dei topi di foglia. Ma con chi ce l'hai? Con la mia famiglia, mi sembra Valencia, giusto? Attacco personale. Ragazzi, dai, metterli in mezzo. Ragazzi, a caso, avete dominato. Stiamo giocando per giocare. La finale è questa, è oggi, non è fra un mese, è oggi. Sono tutte finali, è campionato, tutte finali, ragazzi, non il torneo. Andiamo, raga, dai. Dai, siete più forti, La carta bomber su Sergio Cruz Pereira. Quindi carta bomber attiva appena inizia la partita. Per Citte che è ritornato in campo. Mamma mia, bella mossa. E il Piche, grande pallone dentro per Sergio Cruz! 2-2! Che palla! Un gol che vale doppio! Di Sergio Cruz Pereira. Continuano a venire qua anche se noi. Palla illuminante del Piche. Gliel'avete detto ai giocatori? Abbiamo pareggiato, dai! Oh, stai calmo, Stai calmo! Sono incazzati neri, me li ammazzano, arbitro! Dai che ci preoccupano per davvero, che non lo sanno. Stanno decidendo di buttare fuori. E il Fica! Mamma mia! Mamma mia! Rivediamo. Fammi vedere che gol ha fatto. Che gol! Guarda dove l'ha messa, ragazzi! Turnover forzato per il Red Lock. Parte Carpani, beh, lo sapevamo tutti che parte il Brudi! Insta Clipper, l'ha toccata? Sì, di shutout, ma come cazzo? Occhio però, CR11, apre troppo il piattone. Che si è mangiato Spera. Allontana così, colpo di testa da parte di De Cristoforis per Brudi, mangiato da Sergio Cruz, attenzione! Sergio Cruz per Ferrigno, Fiche! E poi gol! Sergio Cruz! Azione totale qua! Gol, ragazzi! Allora, emblematico qua. Sergio Cruz che ruba palla al Brudi e riparte. Cioè stiamo parlando di un attaccante che ruba la palla a un altro attaccante. E dire, ma potrebbe anche che il campo... Attenzione! Ferrigno! Ferrigno! Valerio! Un fucinaro, sei un fucinaro. Dose, Mainedic rimane. Altra partita che hanno ribaltato i Red Lock. Che adesso sono meno due, ragazzi. Vediamo la palla dentro. E gol? Sì, c'è il gol. Battle Royale. Oh. Season Club. Olanda. Giusto. Oh. Mister Blancos, decidete lo spicchio. Shot out. Oh, attenzione, partirei con la telecronaca perché è partito, vediamo il destro di Nidal ed è 5-4 e il Fiche ha voglia di partire, ecco il fischio, parte il numero 5 e il Fiche, Sergei! Ipnotizza Fiche! E gli esulta anche in faccia, tira fuori anche il pisello, fa di tutto, no fermate ragazzi, ah, no. Questa pesa tantissimo. Pesa tantissimo, CR11 va... CR11! 5 pari contro Sergei GK. Vediamo, rigoroso silenzio. Gol! Sergei! Mamma mia! Non riesce a prendere il pallone e lo fa con il Brudi. Il Brudi! Stai a 6! Per Sergei la storia potrà avere in mano il pareggio. L'Abe Maia c'è una faccia un po'... Parte il battito di Ali. Dai Abe. Va l'Abe. Che bello il gol! Mamma mia ragazzi! Che gol ha fatto!